Sono Enrico Argiolas, vengo da Cagliari. Sono venuto qua in Moldavia per curarmi i denti. Mi chiamo Elisabetta Loizzi, sono qui in Moldavia all'ultimo viaggio, praticamente ho messo i definitivi, mi sono trovata benissimo con tutti i dottori e quindi voglio ringraziare soprattutto il dottor Palmas, e poi i miei dottori, il chirurgo Andrei, e il protesista Basile, che mi ha seguito anche in questa ultima, l'ultimo viaggio. E poi il protesista anche Andrei è stato molto bravo. Ciao gruppo, mi chiamo Giambattista, questo è l'ultimo step che ho fatto qua a Chisinau. Mi sono trovato veramente bene sia con le ragazze dell'accoglienza e con i medici. Io sono completamente soddisfatto del lavoro svolto e devo ringraziare ovviamente tutto lo staff medico, chirurgo e chirurghi. E ovviamente senza tralasciare la disponibilità delle persone che ti seguono giornalmente, dalla logistica ai fotografi, giustamente, anche loro fanno una gran parte del lavoro. Mi sono trovato molto bene e devo dire che sono rimasto scioccato perché sono molto professionali del lavoro che mi hanno proposto, che in Italia mi hanno sempre detto che era impossibile fare. Quando sono arrivato qui in Moldavia hanno subito visto il mio problema e mi hanno detto che si poteva fare benissimo l'impianto, che 8 impianti su, 8 impianti giù, e alla fine ho fatto questo lavoro e sono contentissimo. Mi sono trovata benissimo, la consiglio a tutti, consiglio a chi, soprattutto poi a chi ha paura ed è fobico come me. Grazie di nuovo, un saluto a tutti. E a tutti i pazienti, mi raccomando, andate tranquilli, fiduciosi, che tutto si risolverà per il meglio. Buona giornata. Venite, venite perché vi troverete veramente bene. Clinica eccezionale, pulizia stupenda. Fidatevi, fidatevi e fidatevi. Visto che il dottor Palmas ci tiene al paziente, e mi ha fatto una bella impressione. Poi è sardo come a noi e quindi ancora meglio, ho avuto fiducia in lui. Brava, diciamo, che ci tiene il lavoro ed è convinto di quello che fa, e ho visto che mette molto coraggio anche ai pazienti, e per me è una persona meravigliosa. Anch'io avevo una preoccupazione di sentire un corpo estraneo in bocca, di non saperlo gestire. In realtà non si sentono proprio. È come se fosse un corpo unico della tua bocca. Non sono leggerissimi. Ecco, bisogna avere giustamente un po' di cautela nella masticazione, perché non si sa mai quanto una persona possa stringere, ma non dà l'impressione appunto che non sia mai stato fatto un intervento in bocca. Questo è vero? No, tanto contento.